Fedez ha denunciato chi ha augurato il male al figlio e ora vuole conoscerli in faccia per spaccargli il... Beh, ci verrebbe da dire che Fedez l'ha presa molto male quella dell'offesa al figlio, ma questo l'avevamo capito. Ma soprattutto adesso vi mostriamo un video dove lo stesso racconta che cosa farà. Ossia, come promesso, ha denunciato queste persone che hanno offeso suo figlio. È andato a leggere su Twitter quello che scrivevano. E ha letto che praticamente si sentivano tranquilli perché tanto la legge non gli fa nulla. Ma a sorpresa Fedez ha detto che non gli interessa questo. Dice che lui vuole sapere chi sono per vuole spaccargli il... Insomma, ci siamo capiti e sentite pure il video dove abbiamo introdotto dei filtri contro le parole. Ma è molto molto risoluto in quello che vuole fare. Fedez ha denunciato chi ha augurato il male al figlio e ora vuole conoscerli in faccia per spaccargli il... Twitter calcio, lo so che voi vi state crogiolando dicendo oh gna gna gna, ho augurato un tumore a un bambino di 5 anni, non mi possono fare niente perché non costituisce reato. Ma tranquilli, a me mi interessa solo sapere chi siete, il vostro nome e cognome. Perché sapete, è inutile che andate a riprendere i miei tweet di quando avevo 20 anni, di quello che scrivevo, perché ho sempre messo la faccia in quello che dicevo. Voi sapete chi sono io, sapete anche dove abito, sapete tutto di me. Io non mi nascondo dietro un nickname falso, dietro un nome falso. Io mi assumo le responsabilità di quello che faccio. Voi no. Ed è giunta l'ora che diventi così anche per voi. Credete che non ci riesca? Ma io ve lo giuro sulle cose che ho più care nella mia vita. Vi da conigli infami. A presto. E voi pensate che io non riuscirò a sapere chi siete? Pensate che... No, no, ragazzi, non funziona così. Ma vogliamo accelerare le cose? A me non mi interessa di denunciarmi, a me la denuncia mi serve solo per sapere chi siete. Ditemelo voi, incontratemi per sapete dove abito, venite sotto casa mia e venite ad augurare la morte a mio figlio. Mi vedete allo... Uomini, quali siete? Ok, visto che io sono un infame. Venite sotto casa mia, quando mi vedete ditemelo. Abbiate i coglioni. Io sono qua, ok? E visto che vi state giustificando... Tu hai fatto la battuta su Emanuela Orlandi. E no ragazzi, è proprio un'altra cosa. Perché io quando ho fatto la battuta su Emanuela Orlandi ci ho messo la faccia, ho fatto una cazzata, ho chiesto scusa. Lunedì uscirà una puntata con Pietro Orlandi a cui ho chiesto scusa, con cui mi sono chiarito e ho cercato di rimediare. Voi la faccia non ce la mettete. Perché voi... Io ogni cosa che dico, ogni cosa che faccio, pago le conseguenze di quello che dico, pago le conseguenze di quello che faccio. Perché ci metto la faccia. E voi no. Ed è giusto che anche voi paghiate le conseguenze di quello che dite, di quello che fate, esattamente come me. Allora lì saremo sullo stesso piano. E sarà mia premura far sì che saremo sullo stesso piano. E così succederà. Ciao patatini.